Buongiorno, oggi andremo a vedere gli ultimi bijou che ho scelto sul sito Navy Chic. E quindi con oggi finiamo l'unboxing di tutto quello che ho preso sul sito. Allora, voglio iniziare con gli anelli, tutto sempre in acciaio inossidabile. Allora, questo è il codice, ma come al solito trovate tutto poi nell'info box insieme al link del sito Navy Chic, insieme al mio codice sconto per ottenere il 10% appunto di sconto sul vostro ordine. I prezzi, vi ricordo, sono piccolissimi, veramente un sito super conveniente e trovate di tutto, comunque dal gioielli in pietre dure, gioielli con le perle. Ci sono anche comunque gioielli fatti con materiali acrilici, gioielli in argento 9,25 e in acciaio inossidabile. E se andate a dare un'occhiata alla sezione dell'acciaio inossidabile, ci sono tantissimi bijou tra cui poter scegliere. Io direi di iniziare a vedere questo primo anellino perché ne ho presi due e questo è il primo anello che ho scelto sul sito. Diciamo che è regolabile, ma essendo un anello in acciaio ed è anche un bel acciaio spesso, è un pochino duro da aprire, quindi bisogna fare un pochino di forza per poterlo allargare un pochino. Quindi qui o ci aiutiamo con delle pinze oppure chiediamo ai nostri mariti di darci un aiuto. Comunque questo per ora io lo posso portare benissimo al mignolo, quindi diciamo che è anche un bel anello da mignolo. Passiamo quindi al secondo anello, quindi questo è il codice e questo non mi ricordo, ma non dovrebbe essere, sì, non è regolabile, quindi qui dovete scegliere la misura giusta per il vostro dito. Io qui ho preso la misura 8. L'anello è fatto in questo modo, aspettate, metti a fuoco un pochino, ci sono dei zirconi e questo è perfetto, eccolo qui. Bello, questo mi piace tantissimo, molto molto bello. Poi dopo gli anelli andiamo a vedere degli orecchini. Iniziamo da questa coppia. Codice, ogni orecchino incartato singolarmente, quindi ogni orecchino ha la propria bustina. Gli orecchini sono fatti così, con perno a pallina. Ovviamente gli orecchini vi arrivano completi di farfallina perché sono pronti per essere indossati, quindi non dobbiamo fare aggiunte di nulla. Quindi sotto abbiamo le perle di fiume e sopra abbiamo comunque questi perni a pallina sempre in acciaio dorato, acciaio inossidabile. Poi passiamo a quest'altro paio di orecchini, quindi questo è il codice. Questi sono piccolini. E questi sono gli orecchini che ho scelto. Sotto, come vedete, hanno un punto luce. Sono semplicissimi, ma comunque molto eleganti nella loro semplicità. E qui abbiamo questa creola, quindi si apre la nostra base, la inseriamo al lobo e qui dietro andiamo a richiudere, quindi siamo anche sicuri di non perdere i nostri orecchini. Quindi carinissimi, veramente carini carini, e soprattutto questi li possiamo regalare anche delle bimbe perché sono veramente piccolini, guardate. Penultimo paio di orecchini. Bene, allora questi orecchini io li ho visti dalla mia amica Miss Giulia, perché stava facendo un unboxing e comunque ha fatto vedere questi orecchini. Io me ne sono innamorata e quindi spulciando sul sito Navy Chic li ho visti e li ho presi sia in versione acciaio color acciaio che in acciaio dorato. Quindi partiamo dalla versione acciaio color acciaio, questo è il codice, e adesso ve li apro. Ed ecco qua gli orecchini, sono queste bellissime gocciolone. Io adesso non so chi ha lanciato la moda di questi orecchini, sinceramente non lo so. Io diciamo che se acquisto un qualcosa lo acquisto sia di vestiti che di
accessori perché a me piace e non perché magari Tizia o Tizio hanno pubblicità oppure eccetera eccetera. No, sinceramente io di solito prendo quello che a me piace, però devo dire che sono veramente molto molto belle, molto particolari e devo dire anche che a Lobo non pesano per niente, cioè sono veramente leggere. Quindi questi sono quelli in versione argento e adesso vi faccio vedere la versione oro, quindi questo sempre è il codice, ma ho visto delle cose stupende sul sito Navy Chic. Io già ho adocchiato qualche bel bracciale, qualche altro girocollo, ma ci sono tanti, tante, tante, tante paia di orecchini che comunque mi hanno completamente cioè interessato, non incuriosito, interessato, ecco. E ovviamente se riconfermano la collaborazione, le prenderò in collaborazione, se no me li comprerò, ecco, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Allora, inserisco le farfalline, così sono già pronti. E le farfalline arrivano sempre nel pacchettino e questi sono quelli in versione acciaio dorato e anche questi devo dire che sono molto molto belli e quindi carini anche portarli in questo modo, sinceramente. Ah, qualcosa di strano anche, perché no? Bene, comunque questi sono gli ultimi bijou che ho scelto sul sito Navy Chic e sono stata veramente contenta di questa collaborazione proprio perché ho scoperto questo sito, ho scoperto i loro prezzi piccoli piccoli e queste qui, aspettate. E comunque, come avete visto anche nei precedenti unboxing, con le basi a cerchio potete sbizzarrirvi e montarle come più volete. Se non ricordo male, invece dovrebbero avere anche questo tipo di basi qui, anche un pochino più grandi, quindi sotto abbiamo già la solina e quindi possiamo agganciare tranquillamente quello che vogliamo. Bene, io con questo ho veramente concluso il mio unboxing. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono queste mie scelte. Se non conoscete ancora il sito, giù nell'info box io vi lascio il link appunto del sito Navy Chic. E trovate anche a disposizione il codice sconto del 10%. Bene, io con questo veramente vi ho detto tutto, vi mando un mega bacione, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao!